Simpatica iniziativa in quel di Cupello per ricordare i 20 anni dal successo in campionato della Valsinello Gissi, che nella stagione 2002-2003 conquistò il campionato di promozione. Buona parte di quella squadra è presente questa sera nel locale, tra l'altro di Luigi Menna, uno dei protagonisti di quella stagione, e con il presidente Renato De Cilis, che rivediamo con estremo piacere. Quell'anno tra l'altro eravamo a seguire la sua squadra in molte di quelle vittoriose gare, una cavalcata trionfale che venne decisa, lo ricordiamo, al Memmo di Lanciano nella vittoria per 2-1 sul terreno della più accreditata rivale, la Spallanciano. Dopo 20 anni che cosa è cambiato, presidente? Ma dopo 20 anni, 20 anni sembrano ieri, da quello che i ragazzi questa sera, chiamiamoli ragazzi ancora, hanno dimostrato, che i sacrifici fatti al di là del risultato sportivo ci sono, perché abbiamo visto questo gruppo ancora unito per una serata, per stare alcune ore insieme. Questa sera si sono mossi da molto lontano e hanno dimostrato di essere veramente un gruppo bello, un gruppo pieno di affetto, di attenzioni, e questo ci premia perché significa che abbiamo fatto bene. Un calcio di 20 anni fa che si scontra un po' con la situazione attuale, che non è molto positiva a livello generale. Beh, purtroppo sono cambiati i tempi, forse oggi non riusciremo mai a fare quello che abbiamo fatto allora, sono cambiate generazioni, sono cambiate, il sistema economico è cambiato un po' tutto. Però ripeto, se i risultati di alcuni sacrifici sono questi, vederli ancora uniti dopo 20 anni e vederli a festeggiare così, la soddisfazione rimane nel cuore. Le è tornata un po' la voglia di cimentarsi in questo mondo o è un capitolo chiuso definitivamente? Ma guarda, di definitivo nella vita sono abituato a non dare nulla per scontato. Tutto potrebbe essere, ma al momento giusto può essere pure che ritorneremo a fare qualcosa. Per chiudere, presidente, la chiamo con la carica di una volta, Renato De Cilis, c'è qualche aneddoto di quell'annata divertente che non conosciamo e che ci vuole raccontare in prima battuta? Ma guardi, ce ne sono tanti. Poco prima Danilo mi disse, ti ricordi a un incontro che tu mi avevi detto che dovevo fare 6 gol, che mi davi un piccolo premio, poi una sola partita te ne ho fatti 3, quindi ci sono delle cose molto, molto belle, ma rimangono nel cuore, nei pensieri futuri, che rimango per noi importanti. Quindi ci rivediamo eventualmente fra altri 20 anni. Ma Antonio, come dicevo prima, ci sono voluti 20 anni per incontrarci in questa serata. Speriamo che ci si possa rivedere con molto piacere prima. Sono passati 20 anni dalla vittoria storica della Valsinello Gissi. Rodolfo Mucci è diventato, anche se non lo è mai stato, un po' juventino con i capelli bianconeri, però diciamo rimane sempre giovanile, e oggi è tornato ancora più giovane anche nelle vesti di cantante, rivedendo i suoi ragazzi. Assolutamente sì, io per loro non è che sono stato un allenatore, io dico che loro mi sono entrati nel sangue, mi sono entrati nel cuore e lo saranno per sempre. In questi 20 anni comunque con qualcuno mi sono sentito e devo dire che oggi è stata un'emozione immensa. Parlavo oggi con il bomber Danilo Di Palma e mi dice, mister, io adesso immagina dopo 20 anni rivedere i miei compagni di squadra, rivedere l'ambiente e ritrovarci. Cioè io penso che è un'emozione che chiunque faccia sport è un'emozione che deve provare. E ho detto a questi ragazzi, non è oggi, non è anzi 20 anni fa che abbiamo vinto il campionato, bensì oggi. Oggi è stata la vera vittoria della Valsinello Gis e non finirò mai di ringraziare questi ragazzi. Qualche aneddoto, mister Mucci, da raccontarci? Io di aneddoti ne ho a bizzeffa.
ad ognuno di loro io sono legato non per le gesta, ecco Danilo, non per le gesta fitte, non per le gesta che hanno fatto sul campo, ma per quello che hanno fatto fuori dal campo. Io ho questo signore qua che oltretutto mia moglie è di Ostia, quindi lui vive lo stesso a Ostia, quindi ogni tanto ci siamo visti. Ma l'uomo ha superato e qui è il capitano, il grande capitano, ha superato l'atleta. Ed ecco, questo è il segreto. Io dico che a tutti gli allenatori, a tutti i giocatori, a tutte le società, per vincere un campionato non è necessario avere dei campioni, è necessario avere degli uomini, delle persone che a distanza di 20 anni, ecco pure Melby, quindi vedete un po', sono ragazzi che, ribadisco, al di là delle gesta tecniche che hanno avuto 20 anni fa, è quello che fanno oggi. Ognuno di loro ha una sua realtà, ha una sua famiglia, ha dei figli, però sono rimasti nel cuore, quello che io dico nel cuore, sono rimasti quelli di una volta. Il cosiddetto pane e pomodoro non muore mai! E dai! Vogliamo sentire anche di Palma. Io ricordo che neanche da giocatore delle interviste, però adesso con la maturità, diciamo, qualche parolina in più, anche perché tu sei venuto appositamente qui da abbastanza lontano, quindi una nota di merito. E la vuoi fare tu, capitano De Filippo, un'intervista al tuo bomber? Allora, Dani, dimmi. Devi ricordare soltanto i momenti caratterizzanti di quell'anno. No, vabbè, a me quell'anno è stato tutto bello, dall'inizio fino alla fine. Ma il momento che secondo te ti ha fatto capire che quell'anno vincevamo il campionato? Per me piano piano che passavano le partite, ci chiedevamo sempre di più e poi a Vasto è stata una partita molto importante, era quasi la fine, sì, però è stata molto importante. Una, e poi pareggiando... lì è stata una cosa meravigliosa. Lì pensavo... Bisogna rendere onore anche agli avversari. Certo, no, loro se quella partita me la ricordo benissimo, se finiva il primo tempo 10-0 per loro non era niente di che, anzi noi ci dovevamo ritenere pure fortunati 10-0 per loro nel primo tempo. Poi mi dispiace ma non fanno gol. Certo, detto adesso a distanza di 20 anni sembra quasi una lavata di faccia, però no, ma è così, erano dei ragazzi molto validi anche loro. Anzi, voglio dire una cosa che non ho mai detto al mister del Lanciano, non so, di Camillo. Sì, io finita la partita io volevo fare i complimenti perché aveva fatto una squadra meravigliosa veramente. Io penso che se c'era, non dico un attaccante come me, ma senza togliere niente a chi c'era, però un attaccante diverso, io penso che faceva 50 gol, quella partita faceva 50 gol. Esatto, non esatto. Sono riuscito a dirlo perché sai l'emozione, abbiamo vinto il campionato, lui era un po' dispiaciuto, sono andato io. Ma io volevo fare i complimenti su questo proprio discorso che stiamo facendo. E questo secondo me sembra il miglior modo per rendere omaggio anche agli avversari, sì, che magari non l'abbiamo fatto 20 anni potuto, fa, non l'abbiamo fatto 20 anni fa, lo facciamo adesso, però no, vale anche adesso, sì, giusto? No, credimi Nicola, io quel giorno glielo volevo dire perché è stata una cosa fantastica, veramente. Io penso un attaccante buono faceva minimo 10 con quella partita, il primo tempo parlo, il secondo ne facevano altri 10, e gli volevo fare proprio i complimenti che faceva giocare la squadra in un modo fantastico, io perlomeno esatto, quella partita che ho visto, in un modo fantastico, e volevo fare i complimenti in questo caso, solo che non eravamo contenti, avevamo vinto il campionato. Comunque complimenti a noi, ma soprattutto al fatto che dopo 20 anni siamo qui, certo, tutti insieme, ci siamo ritrovati a ricordare le gesta di 20 anni fa, è una cosa bellissima. No, io devo bellissima. Dire, su questa situazione che mi è capitata, sono ragazzi eccezionali. Loro mi ringraziano a me, no, invece io devo ringraziare a loro perché loro mi hanno fatto diventare parte di loro, ma questo nel senso proprio della parola, cioè io gli devo dire sempre grazie a loro di come mi hanno trattato, come mi hanno, cioè a parte nella partita, ma proprio come persone umane, a me mi trattavano come un re. Anche perché poi io non è che facevo, non facevo nulla. Vabbè, tu finalizzavi il nostro lavoro. Ecco, quello voglio dire, però parlo proprio sulle persone, sull'umanità, cioè esatto, proprio esatto. Mi avete trattato in un modo fantastico,
veramente, infatti si vede perché siete una cosa fantastica. Comunque forza Gissi e arrivederci. Certo, certo. Okay. Beh, abbiamo intervistato i protagonisti, ma sicuramente c'è Peppino De Cillis, il direttore sportivo dell'epoca, che ha assemblato questa squadra. Certo, lui di aneddoti ne può raccontare parecchi. Mi rimane impresso un flash quando lui si arrampicava sulla recinzione del campo. Erano scene davvero indimenticabili. Sì, Antonio. Questa sera torniamo indietro di 20 anni e sono felice di vedere questa che per me diciamo che è una famiglia. Qui abbiamo messo tutto il cuore e ritrovarsi dopo 20 anni io penso che sia una soddisfazione immane per tutti. Un paese che con questi ragazzi ha scritto la storia, perché è stata la prima volta che su Gissi, il comune di Gissi, è riuscito a piazzare ed a vincere un campionato di prima categoria per salire in promozione. È stata una soddisfazione immensa, una squadra costruita. Io allora mi dilettavo, il mio inizio come in qualità di direttore, mio fratello era il presidente e siamo riusciti insieme al mister Rodolfo Mucci ad allestire questa squadra che ci ha dato una grande soddisfazione ed oggi è la dimostrazione che questo veramente era un gruppo, una famiglia che ha messo il cuore ed oggi siamo tutti qui diciamo a festeggiare e a ritrovarci con grande 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 soddisfazione per quello che abbiamo ottenuto e abbiamo realizzato. E adesso Giuseppe De Cillis fa altro, anche se rimane nel mondo del calcio. Sì, io sono stato negli ultimi anni nella Vastese, quest'anno ho dato una mano alla Virtus che siamo riusciti ad ottenere questo titolo regionale all'Iele, abbiamo mancato la finale Scudetto ma siamo stati veramente grandi, ringrazio lo staff tecnico di Anzivino con mio figlio De Cillis che hanno fatto un lavoro straordinario e immenso. E calcio a Gissi si può tornare a fare con il marchio De Cillis, perché se non sbaglio anche la prima volta che la Valsinello ottenne un'altra promozione in quel di Villalago c'eravate anche voi di mezzo. Sì, là era anche con lo scomparso Buonanima di Genovesi che aveva dato a Gissi grande lustro e insieme a lui eravamo riusciti ad ottenere quel grande risultato a Villalago che rimase anche quello alla storia. Io penso che Gissi sta facendo bene con Iagnello, con la cantera, lo stesso Panfilo sta facendo bene. Io penso che Gissi potrà tornare, io penso che tornerà e se potessi darei anche io una mano volentieri per far tornare questo paese ai livelli che compete, perché merita veramente tanto, ecco questo tipo. Ci vuoi raccontare un episodio divertente di quegli anni? Ma gli episodi sono stati tanti, diciamo, partite, tu mi dicevi, mi raccontavi prima che ero uno che mi arrampicavo la rete, purtroppo ero prima di essere direttore, dirigente e presidente, ero un tifoso, in determinate partite perdevo pure un po' la logica e mi prendeva, però poi alla fine eravamo tutti amici, tranquilli. Matteo D'Amico ha una particolarità, oltre che essere stato diciamo, il propiziatore, l'organizzatore, il factotum di questa serata, che mi sembra ha creato anche un gruppo WhatsApp tra gli amici della vittoriosa cavalcata di 20 anni fa, però è anche l'ultimo degli Highlander, all'epoca lui era un giovanissimo, adesso si trova negli ultimi anni della carriera attiva, ma gioca ancora con l'Unione Sportiva Gissi, quindi diciamo è una vera e propria bandiera gissana. Buonasera Antonio, sì, attualmente faccio ancora il capitano all'USG Gissi, all'epoca facevo il capitano all'Under 18 regionale e in più facevo parte del gruppo della prima squadra. E abbiamo creato questo gruppo anche perché cioè, dopo 20 anni ritrovarsi è sempre una cosa bella, è stato bellissimo perché è tornato Bomber di Palma e non lo rivedevo da 20 anni come tantissime altre persone che non rivedevo e speriamo di rifare altre cene, diciamo sicuramente faremo altre cene. Questo è stato un gruppo incredibile, io l'ho vissuto da giovane e attualmente Gissi vive la stessa realtà di prima, però in un calcio differente.
Purtroppo quest'anno ci è andata male a livello di finale, però a livello di gioventù, a livello di entusiasmo è rimasto sempre tale e speriamo di continuare così. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti. Guarda, è stato un tuffo nel passato, sono bastati 5 minuti a parlare con qualcuno di voi per tornare nell'atmosfera e nello spirito di 20 anni fa. Sono passati 20 anni, non ci si può credere. È vero. La squadra Pane Pamadeu che vinse il campionato 20 anni fa. Belle queste. È stato un campionato eccezionale. Nel frattempo le nostre vite sono andate avanti, ma noto che lo spirito rimane quello di 20 anni fa. Un applauso a noi e a tutti per essere intervenuti. Facciamo un applauso anche a Renato De Cillis e a Peppe De Cillis, perché grandi presidenti non ce ne stanno più. Con un dirigente come Rocco Zianina, e Rocco D'Amì, personaggi che nel calcio adesso sono molto ma molto rari. Ragazzi, io vi auguro una buona cena e, se mi permettete, alle vostre famiglie, ai vostri figli, vorrei dedicare una canzone d'amore. Poi faremo quello che sarà. Noi facciamo una canzone d'amore per tutte le vostre famiglie e per i vostri figli. Vai Fitti, mi stanno insalate feghe. A mezzanotte sai che io ti penso, dovunque tu sarai, sei mia. E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che è splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella e sarà quando brillerà nella mia mano. Non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Hai visto? Mi sento già perduto e la mia mano, come prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso e una carezza nascerà. E per Giuseppe, Renato, buon appetito a tutti, grazie.